Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Prosegue la preparazione del Palermo in quella di Coccaio in vista della gara di domenica a Bergamo contro l'Atalanta. Aggiornamenti anche sulla condizione dei quattro calciatori che hanno lavorato a parte. Mauro Setto ha sostenuto un allenamento differenziato, mentre Franco Brienza ha intensificato l'attività di riatletizzazione. A Palermo Giulio Sanseverino si è sottoposto a terapie, mentre Zavi ha svolto una seduta differenziata. Gasperini contro l'Atalanta dovrebbe dare spazio al 3-4-3, con il possibile tridente formato da Miccoli, Hernandez e Dybala. In difesa, invece, possibilmente il trio composto da Milanovic, Von Bergen e Mantovani. Contattato dalla redazione di Stadio News 24, il vice presidente Guglielmo Micichè ha parlato della prossima sfida del rosanero contro l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Vedremo, si sta allenando il Palermo, farà una partitella, ma da qui a domenica il mister avrà modo di studiare gli uomini a sua disposizione. L'importante è uscire da Bergamo con 3 punti, insomma, è importante questa partita. La carica di Stephen Bergen, il difensore rosanero, parla della gara di Bergamo contro l'Atalanta e carica l'ambiente. Sentiamo. Dobbiamo giocare contro tutti, è importante, giochiamo 2 volte fuori casa, ma per noi non è importante, l'importante è di prendere i punti adesso. Quindi Pescara un altro, Bergamo un altro, noi siamo qua, dobbiamo, come l'ho detto prima, capire velocemente quello che vuole il mister, andare sul campo anche con fiducia, con consapevole che possiamo vincere le gare. Sarà Pietro Giacomelli della sezione di Trieste l'arbitro della sfida tra Atalanta e Palermo, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno Posado e Faverani, il quarto uomo sarà vuoto, mentre Doveri e Roca saranno gli arbitri aggiuntivi. Il 3-4-3, modulo che con ogni probabilità il nuovo allenatore del Palermo Giampiero Gasperini cucirà addosso alla sua squadra, piace all'ex Bortolomutti. L'anno scorso io non l'ho fatto il 3-4-3, ma ho comunque giocato tante partite con la difesa a 3 e così avevamo trovato la quadratura giusta, soprattutto in trasferta dove abbiamo vinto la partita con il Bologna. Fabio Simplicio, ex centrocampista del Palermo, ora in forza al Cerezo Osaka, ha parlato dell'esonero di Giuseppe Sannino. Tutto normale, dice, quando il Palermo non vince, Zamparini cerca sempre di cambiare. Palermo è una bella piazza, è un momento difficile, ma la squadra uscirà dalla crisi e farà un grande campionato. Per tutte le altre notizie, Stadio News 24 sul canale 196 del digitale terrestre, stadionews.it.